usaci! Dimmele! Senti, Fra! Sparale! Sono due giorni che per arrivare qui ogni volta che passo davanti al bar mi urlano apprezzamenti d'ogni genere! Secondo voi che cosa devo fare? Intanto respira, stai calma e appellati al tuo autocontrollo. E poi? E poi gli dici al circolo del pisello ammuffito che se volevi un animale dentro casa te piavi un cane che sicuramente c'ha più stile di loro. Ci, stai calma! Ma che stai calma, Fra? Ma è possibile che io devo andare in giro col pensiero che incontro sto fan club della disperazione che urla dietro cose? Ma ancora a sto livello stiamo, mannaggia l'evoluzione interrotta! Sì, sì, c'hai ragione, ma respira. Scusa, lei, ma che te urlano questi, de preciso? Le solite cose! A bella, a buona, via qua, dove vai tutta sola? Cioè, hai capito? Poi dici che una spera di essere rapita dall'alieni, mannaggia i cervelli di legno. In effetti sta cosa è una croce. Ma poi che si aspettano, scusa, che se tu mi urli a buona dall'altra parte della strada, io mi giro con sto sguardo da principessa fatata e te dico: oh, ecco l'uomo della vita mia, oggi non vedevo l'ora di incontrare Jimmy Sbucione che mi diceva a buona con in mano una bottiglia di peroni. Te prego, ingravidami adesso! Ci, cerca il lago della pace e gioca a chiappa e girini. Le, piccola impiegata in un mondo di imprenditori di se stessi. Mole te l'ha detto un po' con sti modi da smerigliatore di tronchi. Però c'è ragione, questi non si regolano. Io gliel'ho detto che non si regolano! Ma questi poi dicono: mamma mia, ma che t'ho detto mai? Non me se fa più di niente! E certo, perché mo noi dove manna in giro aspetta che Donato Sudato ci urla dietro quello che pensa di noi come se fossimo una vacca a una fiera de paese e poi magari annaglie pure a di grazie, mannaggi di fondotinta troppo liquidi. E lista di Rivombrosa voleva dirti che nessuno ha il diritto di dirti niente quando cammini per strada, soprattutto con questi modi da cavernicoli. Ma questi sostengono addirittura che dovrebbe farmi piacere! Sì, la prossima volta che te lo dicono gli dici a Johnny Libro da giungla che se scelta da lui a livello di tragedia sta subito dopo una locusta nell'ano. Ci, cerca l'albero della serenità e sdraia da fa una pennichella. Le, piccolo pasto sostitutivo in un mondo di hamburger col cheddar. Mole te l'ha detto un po' con sti modi da smerigliatore di tronchi, però c'ha ragione, non c'è niente che può far piacere in un approccio del genere. Sto sconvolta! E noi imbufalite. Che sconsolazione. Ma quindi non sono strana io se queste cose mi mettono ansia? Ma toglietela davanti, per favore. Stai calma. Toglimela da davanti, ho detto, prima che leggo nel nome al telegiornale. Ma che ho detto, scusa? Ma come che hai detto? Lei, mannaggia il polline primaverile, come che hai detto? Mi stai a chiedere se è normale averci l'ansia e mi chiedi che hai detto? Ma certo che è normale averci l'ansia, ma che se pensano questi? Che se ci urlano in branco che siamo buone, a noi ci si bagna la gnagna tipo getto istantaneo, invece di cercare di camminare il più veloce possibile senza svenire? No, infatti, lei, avere l'ansia in queste situazioni è la cosa più naturale del mondo. Perché? Ma come perché lei mannaggi i biscotti sbriciolati? Come perché? Scusa, io sto a camminare per strada e all'improvviso Germano e Castolano, Tonino Buchetino e Teodoro Piccolo Boro mi urlano dannata loro e io non ci devo aver l'ansia. Ma chi devi essere? Barbie Sangue Freddo? Ci, cerca il prato della calma e saltellaci tipo Heidi. Le, piccola ruga in un mondo di filler. Molle te l'ha detto un po' con sti modi da manovratore d'aratri. Però c'ha ragione, entrare in ansia è la reazione più normale in questi casi. Ma perché io a volte, parlando con altre ragazze, loro mi dicono che si sentono lusingate e che non la vivono con questo stato d'animo? Ma chi so? Questa è una comitiva di disperate. Stai calma, Ci. Ma che stai calma, Fra? C'è uno che sbiascica dentro una tuta cetata, mi dice da sopra al motorino che io c'ho un bel culo e io mi devo sentire lusingata. Ma che ti deve essere successo nella vita per essere ridotta così? Ma che t'hanno fatto da ragazzina? T'hanno buttata dalle scale col girello? Se no non si spiega. La marchesa di Castelluccio Inferiore voleva dire che quelle che dicono così probabilmente non hanno molta stima di se stesse. Perché? Ma come perché? Lei, mannaggia chi spezza gli spaghetti, come perché? Ma ti pare che una per sentirsi piacente gli serve sentirsi urlare dietro da un gruppo di sbagliati sociali? Ma chi sei, Maria Chimmese Pia? Che poi credimi, lei, la maggior parte delle volte alcune donne dicono così soltanto per fare le vissute, ma lo sanno benissimo anche loro che non è così. Che poi io continuo a non capire che senso ha fare una cosa del genere! Lo dico io, lei, questi te strillano da lontano in gruppo perché se gli prendi uno a uno e provi a farci due chiacchiere, questi non riescono a mettere due parole in fila manco se gli paghi in suggeritore. Dici che per questo? È certo che per questo, lei, ma ti pare che se questi ci avevano due neuroni per fare un discorso compiuto non capivano che urlà come un macaco col profumo gli sta sulla spiana a strada appena vita dei pippe. Ci, cerca il tuo io bambino e portala a vedere un cartone al cinema. Le, piccolo tutto città in un mondo dei navigatori. Mollete l'ha detto un po' con sti modi da mescolatore di tinta lavabile, però c'ha ragione, se fossero stati intelligenti sicuramente non avrebbero fatto una cosa del genere. Pure perché te pare che una ragazza si sente attratta da uno che la prima cosa che gli ha detto è stato uno sbraito in una lingua non ben identificata, ma dandosi uscita da una puntata de Mare Fuori. La contessa Pucchiacchia Pulpetiello voleva dire che le relazioni tra le persone non possono prescindere dai modi e dai contenuti. Quindi non è strano che io provi un forte fastidio quando mi urlano delle cose del genere. Scusa, lei, andiamo per ordine. Pensi che una ragazza che cammina per strada potrà mai sentirsi a suo agio se un gruppo di sconosciuti le urla dietro degli apprezzamenti sul suo aspetto fisico? Non credo. Appunto. Pensi che una ragazza che sta in un locale potrà mai sentirsi a suo agio se uno, invece di presentarsi come farebbe una persona normale, le passa vicino e le fa delle battute scadenti? Non penso. Appunto. Pensi che una ragazza potrà mai sentirsi lusingata da uno che passa e le fischia dietro come se fosse un cane da riporto? Ne
ne dubito. Appunto. Allora la risposta è una sola, Le. E cioè? E cioè speriamo che quelli così diventano il prima possibile concimi per prato e nel frattempo evitamoli come le creme idratanti scadenti. E magari nel frattempo speriamo pure di essere tutelate legalmente. Ma quindi non li devo considerare complimenti, giusto? Eccolo, me sta salì. Che cosa? Il contratto di fine amicizia. Ma che ho detto, scusa? Ma come che hai detto, Le? Me sta chiedendo se puoi considerare complimenti i rutti dalla banda dei moroni bruciati e mi chiedi che hai detto. Ma quelli urlano qualsiasi cosa a qualsiasi termosifone che gli passa davanti, ma non puoi mai considerare un complimento? Aspetta, Ciglia, lo spiego io che so più calma. Ecco, brava, spiegaglielo tu. Le, piccolo brufolo al centro della nostra fronte, se tu vuoi pensare che uno che ti urla buona mentre ciondola e mugugna sia un complimento, pensalo pure liberamente. L'importante è che poi non vieni a triturarci le tube con le disavventure che ne conseguono. E meno male che eri calma, si era agitata che gli facevi una tinta con lo stucco. E che ho perso la pazienza nel mentre. Ok, ho capito. Meno male. Pure perché è vero che comprendere è impossibile e conoscere è necessario. Ma è pure vero che io piuttosto che darla uno così mi ci faccio un tappo di cemento armato. Posso dirci? Sto misto tra Primo Levi e muratore di Villa Marzana è un po' too much. Quindi continuo a schifarli come ho fatto fino ad oggi. Sì, Le. Decisamente. Ma dici? E scusa. Che storia triste. Che vita spicciola. Che mondo infame.